Sergio Lanteri, presidente del Comitato San Giovanni dell'Accademia dello Stoccafisso, e grazie a Comitato e Accademia siamo a questa seconda edizione, stocco contro stocco, davvero internazionale, chef molto importanti da ogni parte d'Italia, persino dall'Ucraina. Beh, insomma, i numeri per il successo ci sono tutti. Sì, il numero per il successo ci siamo tutti, speriamo solamente che vada tutto quanto bene. La gente ha risposto in una maniera meravigliosa e ne sono entusiasta. Colgo l'occasione per ringraziare tutte quante queste confraternite e accademie dello Stoccafisso, i ristoranti che hanno appunto aderito a questa nostra iniziativa e i nostri sponsor che non bisogna dimenticarceli, che sono quelli che ci sostengono sempre tutto l'anno, e quindi è una bellissima cosa avere tanta gente che ci sponsorizza. E il risultato, la prima vittoria, al di là di chi vincerà sul serio stocco contro stocco, è la promozione del territorio, di tutto il territorio italiano, e questo incontro così in terra ligure, dove tra l'altro l'extravergine la fa da padrò. Questo qua, l'extravergine ligure, penso che sia il cappello, diciamoci così, di tutte quante le nostre manifestazioni, perché noi quando andiamo fuori e anche in loco valorizziamo sempre l'olio appunto delle nostre, ma non solamente l'olio, anche le olive, anche l'acciuga, anche tutte quante le verdure che noi appunto andiamo a portare. È una cosa meravigliosa quello che ho una bella giuria, c'è una bella giuria di persone molto ma molto competenti, e questo andremo a vedere dopo all'ultimo chi è che potrà appunto portarsi via il primo premio per quanto riguarda la giuria dei tecnici e il primo premio della giuria amatoriale. Quindi è una bella cosa, guardiamo un attimino chi vince. Pigato Riviera Ligure di Ponente Doc, della cantina Case Rosse, abbinato a un piatto fuori concorso che è la caramella di baccalà in crosta di pane, olive su crema di peperoni, dolce e acciughe, e del ristorante Salvo Cacciatori, quindi giustamente fuori concorso perché gioca in casa, e gioca in casa del resto anche questo pigato meraviglioso di Case Rosse. Ed eccoci a un enorme asco Sciacchetrà Doc dell'azienda agricola di Paolo De Peri di Ranzo, azienda importante, vino ottimo, come importante e ottimo lo Stoccafisso Lonegliese, fuori concorso perché proposto dall'Accademia dello Stoccafisso di Imperia, la ricetta proprio dall'Accademia dello Stoccafisso, quindi fuori concorso, abbinata a questo Sciacchetrà di De Peri. Svetlana Vishnia, che tutti conoscono come Lucia, è un chef che arriva dall'Ucraina e presenta l'insalata di mimosa di Stoccafisso. A un concorso internazionale, una partecipazione che dà sempre sicuramente un po' di emozione, credo anche unica donna fra l'altro in questa gara. Sì, qua unica donna. E com'è questa ricetta, com'è questo tipo di Stoccafisso? Questa ricetta, vera ricetta con tonno, però qua in Italia abbiamo messo un po' di Stoccafisso, abbiamo cambiato un po', prima va cipolla, un po' di olio extravergine di olive, poi un po' di aceto, patate puliti, grattugiati, poi sopra un po' di maionese e sopra torli di uova anche grattugiati. Un piatto da servire freddo, immagino, insalata, quindi freddo? Sì, freddo, mangiano freddo come insalata. Ed è un piatto ucraino diffuso questo? Sì, però noi mettiamo tonno. Quindi una rivisitazione, diciamo, apposta per stocco contro stocco. Sì. Complimenti, buon lavoro, lasciamo tornare qui. Grazie, grazie. E la nostra amica dell'Ucraina con la sua insalata di mimosa ha come vino abbinato questo meraviglioso pigato Riviera Ligure di Ponente Doc di Lupi, un'azienda di Pieve di Teco che non ha bisogno di presentazioni. Mi sembra giusto che sia una sommelier in gonnella a presentare il piatto dell'unica donna, a presentare il vino abbinato al piatto dell'unica donna in gara, ma c'è con lei anche Massimo Lupi. Massimo, dicevo, un'azienda storica la vostra a Pieve, non solo il pigato, tantissima produzione, però sempre tipica ligure, questo direi che è il filo conduttore. Senz'altro, poi è l'unica cosa che vogliamo tenere sempre di più, l'autenticità del nostro territorio, quindi ci sponsorizziamo sempre di più a mantenere vivi quei vitigni che hanno fatto bene nel nostro territorio e che possono ancora fare meglio a livello internazionale. Quindi un miglioramento, un lavoro in vigna e un lavoro poi anche in cantina, perché insomma il vino ormai abbiamo scoperto che bisogna seguirlo fin dalla vite ma anche poi nella botte.
Senz'altro, innanzitutto il vino è vero che si fa in vigna con tecniche oramai che rasentano quasi anche lo scientifico, anzi soprattutto lo scientifico, ma in cantina bisogna avere quella grandissima cura da dover poi donare al prodotto che otteniamo in vigneto da poter farlo poi assaporare in bottiglia. E l'amore per la terra, per i suoi frutti, per la genuinità non poteva che portarvi anche qui a Stocco contro Stocco, anche questo è un segno di affetto, vogliamo dire. Ma senz'altro, poi lo stoccafisso è uno dei piatti secondo me più buoni che si possa ottenere anche nel nostro territorio e quindi abbinamenti, soprattutto anche con i vini bianchi, per antonomasia noi abbiamo l'ormeasco per abbinare con uno stoccafisso, ma sui vini bianchi come il piatto che sta presentando la signora è stupendo il nostro vino. E con Maurizio Lucchini arriviamo in Italia, in Piemonte, Bonnet di Stoccafisso, ma io Bonnet pensavo al Bonnet, pensavo a un budino. È veramente un budino, praticamente. Ma non può essere dolce però. Non può essere dolce, però c'è un retrogusto con gli ingredienti del Bonnet, l'amaretto e il cacao e il cognac e le uova, è montato però sa di Stoccafisso, con delle guarnizioni particolari, ci sarà una salsa di barbabietola, accompagnato sopra con del tartufo e dell'amaretto fritto. Quindi è veramente un gioco di cucina della grande chef, perché bisogna veramente essere bravi. Un contrasto di gusti che spero al palato che sia una cosa che vada bene. Un piatto di sua invenzione? Assolutamente. Assolutamente, tutta creazione mia. Però con prodotti usati nel territorio, come lo stoccafisso, il tartufo, non parliamo. E ho usato tutti gli ingredienti del Bonnet. Che sono dentro il Bonnet. Complimenti, a questo punto non ci resta che assaggiare. La ringrazio. E il vino abbinato al Piemonte, al Bonnet di Stoccafisso di Maurizio Lucchini, e questo Vermentino, Riviera Ligure di Ponente DOC, l'azienda agricola Fontana Cota. Ecco, l'etichetta Marina Berta di Fontana Cota ha portato questo Vermentino che va insieme appunto al Bonnet di Stoccafisso, un abbinamento importante, suggerito naturalmente dai nostri sommelier della FISA. Un'altra bellissima terra italiana, il Friuli Venezia Giulia, Luciano Dorico, un altro bravissimo chef, con un tridente di stoccafisso, vuol dire che grazie a Luciano mangeremo tre volte, perché questo è un piatto triplo, possiamo dire. Ma diciamo che è considerato un pranzo unico, no? Perché c'è l'antipastino, il primo e il secondo. Tutto in miniatura, naturalmente. Eh beh, se no guai. Ma, e allora le descriviamo un po' queste miniature, che cosa troviamo? Certo, troviamo un baccalà manteccato con del radicchio di Treviso in conserva e un crostino di pane di cipolle, che sarebbe l'antipasto. Poi abbiamo il baccalà in raviolo con una crema di cavolfiori e un po' d'acciuga e naturalmente il montaggio, il nostro formaggio del Friuli di Malga. E poi nel vasetto abbiamo il baccalà con delle patate affumicate e una crema di pioparelli e tartufo. E qui si vede non solo la passione ma anche l'amore per i prodotti della propria terra, perché mi sembra che siamo assolutamente nella completa naturalità delle prodotti. Certo, infatti questo piatto è stato studiato anche un po' per i palati più giovani, no? Visto che dobbiamo avvicinarli alla cucina, questi piatti che sono della tradizione sono quasi dimenticati dai giovani, quindi si cerca anche di cambiare la presentazione in modo che vengano attirati, no? E infatti è uno stuzzichino di antipasto primo e secondo che ci fa venire voglia di mangiare il piatto intero. Certamente. Alla prossima occasione facciamo così. Senz'altro. E il Friuli Venezia Giulia, il tridente di Stoccafisso di Luciano Dorico, si sposa con l'ormeasco Chaquetra proposto dall'azienda agricola degli eredi Ramò Lorenzo, e quindi altro vino, altra etichetta e altro sommelier sempre della FISAR, collaboratori fondamentali per questa serata e non so. Ed eccoci finalmente in Liguria con lo stoccafisso accomodato di Renato Grasso, ma dobbiamo presentarlo Renato, io non credo, cosa dici? No, c'è questo, che io, a me non interessa il fatto della gara, a me interessa valorizzare questa fagiolella che ho messo dentro lo stoccafisso, perché è un fagiolo molto diverso dalla fagiolana, quella che viene dalla Spagna, che è molto più bombata. È legnosa, ha la pelle che sembra una fava, invece questa è una signora fagiola, proprio più schiacciato. Da dove arriva? E arriva dentro terra d'Impera, ma in Datica ne coltivano un po' su Cosio, un po' su Pornassio, ma ormai sta in via di estinzione. Invece bisognerebbe, è proprio per quello che io ci tengo, perché è un peccato che si perdano certi prodotti, perché sarebbe un prodotto che se riuscivano a fargli avere la Deco,
e potrebbe essere un punto di incontro, magari poi con lo slow food potremmo fare tante cose, perché è un bel prodotto. Ecco. E quindi in questo piatto, che ricorda un po' la cucina dei nostri vecchi, certo, della tradizione, c'è anche un messaggio, c'è un appello alla conservazione delle tradizioni, quindi oserei dire che Renato, già così un trofeo l'ha conquistato, che è quello appunto di paladino del territorio, che è la cosa forse più importante di tutto, al di là delle gare internazionali, che comunque sicuramente già essere qui è un piacere, però ecco, se mettiamo le due cose, allora siamo vincenti, no? Perché noi andiamo a valorizzare qualcosa che faceva parte della nostra storia, del nostro territorio, i nostri antenati, i nostri vecchi hanno vissuto con questo, e i miei figli, magari i figli dei miei figli, non sapranno il sapore di questo prodotto, perché andrà in via di estinzione. Speriamo che non sia così e che anche questo serva a far sì che non sia appunto così. Buon lavoro Renato, ti lasciamo tornare in cucina. Grazie a voi, buonasera. Allo stoccafisso della Liguria, quello presentato da Renato Grasso e abbinato al vino di Cascina Nirasca, e siamo qui con Marco Temesio, che è il titolare di Cascina Nirasca, azienda nata prima di tutto dalla passione, perché dobbiamo dire le cose come sono: l'Ormeasco, terra difficile, terra avara, ma siete riusciti a riportare in auge questo prodotto e a farlo diventare veramente un prodotto d'eccellenza. Come dici te, per fare questo mestiere, soprattutto nella nostra zona, ci vuole tanta passione. Io sono molto contento di partecipare a questa serata, perché partecipano solo quelle che sono le aziende migliori del territorio. Credo che l'Ormeasco sia un vino adatto ad essere abbinato allo stoccafisso, cucinato nelle sue varie espressioni, e che l'abbiano chiesto a me mi fa molto piacere. Poi con il piatto di Renato Grasso, che è l'espressione del nostro territorio, sono ancora più felice. Quindi Ormeasco, ecco qui arriva il sommelier con la bottiglia pronta da servire, Ormeasco di Pornassio di Cascina Nirasca, direttamente dalla produzione di Marco Temesio. Complimenti e naturalmente avanti così. Grazie tanto. Oltre che Marco Temesio, io ho anche un socio, Maglio Gabriele, che purtroppo questa sera non è potuto essere qua, è giusto ricordare. Lo salutiamo lo stesso. Salutiamo lo stesso, e capita anche l'occasione, perché sono 10 anni che siamo a Nirasca, quindi questo è anche un po' il nostro anniversario, è il primo passo importante. Un'unione che fa la forza e si vede nei risultati, meno male. Grazie tanto, grazie e buonasera a tutti. E dalle Marche arriva qui ad Imperia, stocco contro stocco, lo stoccafisso all'Ancone Tana. Dobbiamo dire grazie ai due chef, Dino Messi e Paolo Antinori. E allora cominciamo da Dino Messi, per andare un po' a scoprire questa ricetta, anche se so che tutta la verità non me la dirà mai. La posso anche dire, però noi tutto a mano, gli odori tutti tagliati a mano, mai poi tutto selezionato, messo bene con le patate. Noi abbondanti odori mettiamo, molto abbondanti. Quindi sarà uno stoccafisso, Paolo, sicuramente profumato, possiamo dire, degli odori, dei sapori anche della terra, mare e terra che si incontrano. Sì, perché c'è tutta una serie di carote, sedano, aglio, cipolla, alloro, maggiorana, rosmarino, vino bianco, dell'ottimo olio d'oliva e del pomodoro fresco. E questi sono gli ingredienti base, un po' di acciughe e capperi e un po' di tonno. Quindi un giovane chef insieme a uno chef già d'accademia, perché qui sappiamo che è una ricetta di tradizione antica questa. Dunque, su tanti ristoranti solo noi mettiamo le canne sotto come una volta, per non farlo adagiare sulla teglia. Quindi lo cuocete con le canne sotto al piatto, sotto lo stoccafisso? Sotto la teglia. Lo stoccafisso non tocca il fondo della teglia. Quindi questo è un segreto anche per non farlo appiccicare, per garantire una cottura particolare. Vedremo anche con il campione della cannetta sotto al piatto. E quindi vedete l'affezione proprio alle tradizioni, questi sono segreti che si tramandano, oserei dire, da generazione a generazione di cuochi. Sì, questi sono segreti che si tramandano. Io, pensate che solamente 13 anni che sto cercando di impararlo. Addirittura 13 anni e ancora non ti senti, voglio dire, all'altezza di Adino. E ancora no, ci vorrà del tempo però. Ma siamo sicuri che poi anche Adino sarà felice quando l'allievo supererà il maestro, giusto? Senza meno.
Sai, noi ci mettiamo la mano più che altro, perché non c'è tanti segreti. Ma c'è la mano, c'è la testa e c'è soprattutto il cuore. E allora vi lascio tornare a lavorare, allievo e maestro insieme. Buon lavoro. Grazie. E questo Pornassio Superiore DOC, azienda di Guglierame, una delle aziende storiche del superiore del Pornassio Ormeasco, viene abbinato allo Stoccafisso all'Anconetana, quindi ai profumi delle Marche, un vino importante, un vino corposo e vigoroso per questo Stoccafisso con mille profumi anche della terra, non soltanto del mare. E alla fine della sfida, ecco i vincitori, due differenti, perché differenti sono i punti di vista della giuria tecnica e di quella popolare. Per la giuria tecnica, infatti, il primo premio deve andare allo Stoccafisso all'Anconetana, quindi nelle Marche. Invece la giuria popolare ritiene di premiare Renato Grasso, Stoccafisso accomodato, premio quindi assolutamente ligure.